preoccupazione. Preoccupazione per il metodo. Metodo che prevede l'inserimento di due articoli di questa portata in una legge non referendabile, che i cittadini non possono affrontare in nessun modo, quindi non possono dissentire in alcun modo, anche a posteriori, e questo è il fatto più grave, su cui la responsabilità di tutti noi, morale, di votare un metodo di questo genere, su cui il mio movimento si è battuto fin dall'inizio, credo sia uno dei fatti da sottolineare. Una responsabilità morale su questa metodica utilizzata. Al di là del contenuto, che può piacere o meno, si può essere favorevoli o meno, ma è estremamente pesante dal punto di vista morale e istituzionale inserire articoli di questa portata che potenzialmente possono cambiare un tessuto sociale, un rapporto con i cittadini in una legge assestamento di bilancio e non in un provvedimento dedicato, articolato, che preveda tutta una serie di situazioni di ragionamento, di mediazione, di passaggi in commissione consigliare che affrontino tematiche diverse. Due articoli, ne parliamo di uno, ma ce ne sarà un altro, che sono talmente articolati che appunto prevedono tutta una serie di situazioni che dovrebbero essere invece contenute in una legge, con i meccanismi di una legge, con la struttura di una legge, soprattutto per quello che riguarda controlli e prevenzione di contrasto alla criminalità e ai possibili ingressi di persone che approfittino di questi strumenti solo per eludere strumenti di tutela e di corretta giurisdizione fiscale, ma anche di prevenzione di altre forme di criminalità. Questo è l'altro fatto estremamente grave. Io continuo a pensare che tutti noi, votando sì, chiunque di noi votando sì su questo articolo, mette un peso altissimo sulla propria coscienza e sulla propria moralità. Io personalmente sono estremamente contrario all'utilizzo di questo articolo, all'inserimento di questo articolo in questa legge, al di là, ribadisco, del contenuto, su cui si potrebbe anche discutere, ma in una legge appropriata, con un elenco di controlli appropriati e di tutele appropriate per i cittadini sammarinesi e per il sistema economico sammarinese. Soprattutto in un momento in cui siamo in trattativa con l'Unione Europea, stiamo affrontando una serie di passaggi epocali per la Repubblica di San Marino e necessitiamo di una fiscalità e di una economia trasparente e chiara, che riporti la Repubblica di San Marino a livelli di grande Stato democratico. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Gian Matteo Zeppa, prego.